questa sera ci divertiamo, balliamo, beviamo e via. Se uno si diverte il tempo passa veloce. La Riviera Romagnola è una grande città del divertimento. Si sveglia al tramonto e va a letto all'alba. A che ora è andata a letto? Le 5. Quindi si fa la mattina? Sì, penso proprio di sì. Bere, divertirsi, abbronzarsi e fare amicizie. Ma per adesso facciamo un giro qui e poi andiamo a bere qualcosa, vediamo. Tranquillo. Sì, tranquillo. In questo video i programmi della vita notturna a Riccione, Marina di Ravenna, Milano Marittima. Sono in viale Ceccarini a Riccione, sono le 11:30. A quest'ora tanti ragazzi si stanno organizzando, si stanno programmando la serata. Qual è il programma della serata qua a Riccione? Guarda, noi dobbiamo andare a ballare. A ballare? Esatto. Quindi tutti quanti a ballare stasera. Esatto. Imperiale. Qui a Baia Imperiale. La serata qui in piazza? Sì. E dopo? Non lo so, perché non so il programma. Qual è il programma della serata a Riccione tipo? Villa delle Rose. Quindi in discoteca? Sì. Sabato sera a Riccione. Si va a prendere una vetta, si va a ballare e festa finita. Fino a che ora si tira? Fino a che non finisce la festa. Ok. Quindi è una serata lunga? No, se... Se uno si diverte il tempo passa veloce. Che vacanze sono a Riccione? Che vacanze sono? Movimentate. Sicuramente non rilassanti. Ok. Movimentate, non rilassanti, poi? Basta. Euforiche. Basta. Allegria, felicità. Aspetta, a che ora è andata a letto? Le 5. Qual è il programma della serata? Cosa sentiamo facciamo? Cosa... È tetto toto e poi dopo tanto divertimento. Quindi state qua a fare serata per sì. L'aperitivo. Lungo. L'aperitivo e poi dopo anche oltre seratona l'aperitivo. È una seratona. Sì. 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 La prima volta che venite qui? No. Per gli addio nubilati spesso. Ah, spesso. Quindi tu sei abituato. Sì. Ci proviamo. Quante siete? Quella l'ho sposata, quella l'hai sposata. Me ne mancano un paio e poi dopo. Guarda, andiamo. Andando a mangiare la piadina. La piadina. E una birra, dai. Sennò solo questa sera cosa si fa? Dopo si balla in spiaggia. Quindi si balla in spiaggia. Quindi. Sì, qua dal bagno. Okay. Dopo aver fatto aperitivo si rimane qua fino a mezzanotte con la musica. C'è un sacco di gente, quindi un bel divertente. Esatto. Stiamo andando già alla piada noi mangiamo, perché poi dopo torni a fare l'aperitivo. Fate la serata qui. Bravo. Esatto. Poi comincia l'happy hour. Prima lo Zanzibar. Ma a che ora l'happy hour circa? Adesso più o meno. Una alle 7, una alle 8. Ok. Quindi... Un'oretta, prendi due drink, ne paghi uno e quindi... Quindi si passa la serata qui, cioè nei però, bagni... lato negativo, mezzanotte e mezzo, finisce tutto. Allora, qual è il programma della serata? Farci di brutto. È impegnativo? Abbastanza. Costa e non so se ce l'arriviamo a fine serata, però ci proviamo. Programma della serata? Quindi in discoteca? Finito l'aperitivo, con calma, ci si cambia, l'una e mezza, si va alla villa, fino a mattina. Siamo qui per l'addio al nubilato di mia sorella. Qual è il programma della serata? Allora andiamo a ballare fino a tarda notte e poi ci ritroveremo qui in spiaggia fino a domani mattina. Quindi fino all'alba state in giro? Ma fino a domani. Fino a domani. A che ora è andata a letto? Ah beh, quello appena finisce la serata, quindi tardi, molto. Molto tardi. Molto tardi. Il programma della serata, forse Villa Papelli. Si va in discoteca? Sì, in discoteca. A rimorchiare? Rimorchiare, forse. Qual è il programma della serata? Come si chiama la discoteca? Pineta? Sì. Quella. Quindi fate una serata in discoteca? Esatto. Fino a che ora? Fino alla chiusura. Sì, molto, molto. Ora si torna a letto? Non si va a letto proprio. Non si va a letto? No. Cosa si fa a Riccione però in vacanza? Vabbè, ci sono certi giovani che vanno in discoteca, ci sono anche certe persone che vanno a vedere radio DJ in live. Sì. Con molti artisti soprattutto, ci sono persone che vanno per negozi, per bar, per pub. E tu cosa fai? Io vado per pub. Poi un'uscita, poi forse vedere l'alba in spiaggia. Quindi si fa la mattina? Sì. Penso proprio di sì. Una bella tirata. Sì, se troviamo qualche ragazzo non diciamo di no però. Chi dice di no? Andiamo a Baia Imperiale oggi. Poi domani andiamo alla schiuma party. Sempre in discoteca? Quindi. Sì, sempre. Sì. Ma anche al mare, è importante anche prendere abbronzarci. Cosa vi aspettate da queste vacanze? Divertirsi prima di ritorno a scuola.
uguale? Sì, uguale. Tanto divertimento. Qui sono alla stazione delle Corriere di Riccione. Qui molti ragazzi vengono a prendere l'autobus per andare nelle varie discoteche qui della Riviera. Questa linea sta per partire. Qual è il programma della serata? Cocorico. In discoteca? Sì, sì. Che ore si fa? Quello si deciderà poi. Tardi? Tardissimo. Non dormite mai? No. Di cosa ti aspetti da queste vacanze? Danni, su danni. Danni? Danni su danni. Ok. Sì. Te invece? Divertirmi. Per te divertimento? Divertimento con tutti, in un ambiente diverso. Sì. Sì, il divertimento, alla fine siamo venuti tutti qua insieme. Ah, le vacanze a Riccione cosa si fa? Noi viviamo a Riccione, sì. Quindi i turisti andranno in giro, si divertono anche là comunque, i turisti. Ma per adesso facciamo un giro qui e poi andiamo a bere qualcosa, vediamo. Tranquillo? Sì, tranquillo insomma. Di solito invece? Magari qualche discoteca, locale sulla spiaggia. Stasera va così. La cazza a Riccione qual è il programma? Divertirsi, rilassarsi e poi andare a ballare, chiaro, la sera. Okay. Che ora si torna a letto? Beh, dipende cosa hai fatto prima in spiaggia. Diciamo una cosa poleggiata, mezzanotte, se no le 4 alle 5. 4 alle 5, anche voi? Anche noi, anche noi. Una bella tirata anche voi. Facciamo una bella tirata, dai, ci divertiamo. Allora, il programma della giornata, aperitivo qua al Papete Beach, poi dopo cenetta in centro e poi alla fine andiamo al Villa Papete. Ok, a che ora si torna a letto? Bah, penso almeno domani mattina alle 5, sennò che alle 5? Sì, almeno alle 5. A che ora è andata a letto? Ah beh, quello appena finisce la serata, quindi tardi, molto. Molto tardi. Molto tardi. Vacanze in Riviera Romagnola. Non abbiamo programmi. Però weekend di fuoco, davvero, weekend di fuoco. Weekend impegnativo? Sì, sì, molto, molto. Però si torna a letto? Non si va a letto proprio. Non si va a letto? Si dorme. Cosa ti aspetti da quest'estate? Tanta figa. Ok. Ma tanti gin tonic. Tante ragazze. Tante ragazze. Io solo tanti gin tonic. Tu invece pensi a me? Programma della serata, boh, forse Villa Papete. Si va in discoteca? Sì, in discoteca. A rimorchiare? Rimorchiare, per forza. Ma vediamo, una cena, poi vediamo se andare a ballare oppure andare a letto. E ancora si va a letto? Dipende, se si va a ballare quando è giorno, se no alle 2, alle 3, vediamo. Una serata impegnativa allora. Comunque. Potrebbe essere. Questa serata è lunga, impegnativa. Sì, sarà molto impegnativa questa serata. Ecco, cosa farai? Questa sera ci vediamo, balliamo, beviamo e via. E poi? Basta. Poi basta. Poi basta. Il programma della serata stasera qual è? Ah, fino a mezzanotte e mezzo si balla, si beve tutti insieme. E poi? E poi andiamo al Baby K in quella discoteca che c'è di là. Sì. Poi si finisce così. Verso fino a che ora? Le 5, le 6, poi dopo si va in camping a dormire. È una serata lunga, una serata molto lunga. Serata lunga e intensa dove noi daremo tutto, cercheremo di accontentare tutta la platea che è qui presente. Siamo qui fino a chiusura, penso, poi andiamo a ballare da un'altra parte. Ok. Fino a quanto dura la serata? Fino a mezzanotte e mezza. Fino a mezzanotte. Poi cosa succede? Cosa si fa? Poi si è sbronzi, quindi si va a letto, perché arrivi già troppo sbronzo. La notte della Riviera Romagnola trascina persone di tutte le età, accende emozioni, sogni, speranze.